molti anni, come se il tempo si fosse fermato, come se le condizioni di vita fossero immutabili, qualcosa si ripete nel nostro paese, di mese in mese, di giorno in giorno. È il cammino della speranza. Gli uomini, le donne e i bambini del sud percorrono alla ricerca di un lavoro, di un'esistenza migliore. Giungono con lunghi treni sovraffollati da Lecce, da Reggio Calabria, da Catania. Scaricano sui marciapiedi la loro miseria, le valigie di cartone legate con lo spago. E quando credono di avere terminato un viaggio, ne iniziano un altro. Vengono da una miseria antica, da un abbandono totale, da una fame secolare e insaziabile, da una natura avara e mal regolata. Li muove una speranza viva che si trasforma spesso e purtroppo in un'illusione. Una vita normale non è facile per chi sa fare soltanto il contadino, soltanto il pastore. Le prevenzioni, i pregiudizi, le discriminazioni sbarrano la strada. La ricerca di un lavoro diventa una corsa affannosa, perché bisogna pur vivere e mangiare del pane e trovarsi un letto. Cosa faceva prima? Faccio il manuale, come qua. E adesso cosa fa? Adesso faccio anche il manuale, perché la mia base non stava bene. E guadagno di più qua? Sì, qui guadagno di più. Ma la spesa costa di più, ma a fronte a noi guadagniamo che mi volete di più. E cosa vorrebbe fare lei? Ah, vorrei fare un altro mestiere più avanti, no? Posso fare aiutando muratore, aiutando carpentiere, eccetera. A lavorare che fraba, che cosa, cercherà un po' di lavoro di più, per guadagnare un po' di più. E perché non lo può fare? Perché non c'è possibilità, perché in mia paese non c'è una scuola. E come si trova qua a Milano? Oh, mi trovo bene. Mi trovo discreto, mi trovo di bene. Un po' alla nebbia che mi ha calato un po' la voce. E tornerebbe al suo paese? Sì, forse il mese di giugno porto anche la moglie. Qui, a Milano. Lavoro anche la moglie, a che vanno. Sì, senza altro. È un bisogno di lavoro che li ha indotti ad abbandonare le loro case e i loro paesi, i loro affetti e i loro familiari, per venirsene al nord. È un bisogno di lavoro autentico, di lavoro migliore, che li muove oggi nel tentativo di vincere la situazione di disagio in cui si trovano immersi. Ma la mancanza di un'istruzione professionale non consente loro di entrare a far parte di queste fabbriche, li costringe a svolgere mestieri non qualificati, mal retribuiti, peggio salvaguardati. Li espone oltretutto a essere soggetti al racket, allo sfruttamento più intenso e disumano, a divenirne vittima. Un'occhiata, uno sguardo, basta a identificare gli immigrati. Con una scusa ci si avvicina a loro, si rivolgono offerte di lavoro, lusinghiere soltanto a parole. Si stipulano contratti che nascondono un'incredibile forma di sfruttamento, da tutti condannata ma da molti tollerata. Un nuovo gangsterismo, una nuova forma di delinquenza, approfitta della situazione di disagio e di abbandono in cui gli immigrati si trovano. La loro estrema necessità di sistemarsi comunque fa il gioco di questi avventurieri. Chi era un animale da soma al paese, e tutti lo erano, torna spesso a diventarlo anche oggi. Subito dopo la preoccupazione per il lavoro viene quella per la casa. Bisogna pur conquistarsi un tetto sotto il quale trovare un rifugio, quattro pareti per le donne e per i figli, un letto per riposare e per farci all'amore. Gli uomini che hanno visto nella Milano dei grattacieli, dei monopoli e della metropolitana la loro piccola quotidiana speranza affollano impazienti le coree, le baracche di lamiera e di compensato, le umide cantine. Si ammassano in 6, in 8, in 10 per locale, nelle vecchie case popolari, nei quartieri periferici. Non esistono altre possibilità sulle quali poter contare. Ed è già tanto costoso vivere anche così, in questa avventura che logora lentamente le primitive forze.
Le case costruiscono livelli incredibili. La speculazione domina ovunque. I cartelli affittasi, che compaiono frequenti sui portoni dei palazzi, sanno di beffa, quasi di provocazione. Molte strade si irraggiano dalla città. Passati i bastioni della ferrovia, si è subito fuori. Si è costretti ad andare fuori, sempre più lontano, verso la squallida periferia e oltre ancora. A segregarsi lungo le rogge, fra i campi pantanosi e i prati ingombri di rifiuti, a rifugiarsi in un carcere che ha come barriera quella della miseria. Ah, venute mie figlie maschere, due grandi. Uno sposate e uno scapolo. Allora poi mandate a chiamare mia figlia, la signorina mia, di 24 anni, e mandate a chiamare una ragazza di 13 anni, adesso c'è 15 anni. Allora sono venuto io, mio marito e mio figlio, Giuseppe. Siamo venuti da questa casa e mi ha cantato tutte le loro. Io mi ho fatto i forni a Maragnano, le sono visto che ci ha fatto in questa casa. Mio marito l'ha potuto andare a lavorare per fatto di dolore. I miei figli sono stati all'ospedale, sono operati, che è romantissimo. Benedetta casa. Signor Gigiolo, prima mi faceva pagare 10.000 lire, adesso è arrivato a 16.000 lire. E poi vuole buttare per fatto che non si lavora e sa della genere. A casa dormono tre famiglie. Dorme mio figlio, mia nora e il bambino piccolo. Dopo dorme mio figlio, mia nora e due bambine, uno di 2 anni e uno di 4 mesi. La grande metto a lettina mia figlia, la mia signorina di 24 anni. La bambina dorme con suo cognato e sua sorella, perché non è a posto, un letto grande. Questa è la sera, la mettiamo lunga così, e dorme marito e moglie e tre bambine. La moglie con mio figlio, si scusa di separarsi, per fatto, qua, questo è il divano, no? E non si può coccare insieme quello col bambino. Se qualcuno si è separato, marito e moglie. Anche noi saremmo messi in materassi per coccarsi e comandare tutti la famiglia. L'abbiamo mandato in Sicilia per dolore, bambino. Ho messo tutta acqua. Le robe sono, le panne sono tutte muffa. Non si può nemmeno prendere. Si mette una roba bagnata, proprio. Però papà, qui si sta morendo di fame. Io nel mentre sto facendo come un passo per poter trovare lavoro. Ma non c'è. Fammi il piacere, appena il tempo è buono, se mi vuole dare il gaggio, che qui non c'è lavoro. Ti prego, se puoi farlo, aiutami. Ad ogni costo bisogna venirsene a nord se si vuole avere ancora una speranza. Ma anche qui miserie e squallore, disagio e sofferenza non mancano e fanno sorgere gravi problemi. Questo ci ha detto il sindaco di San Donato. E noi abbiamo riscontrato, cioè, che in case di due locali più servizi ci sono, cioè, oltre alla famiglia composta il più delle volte da 4 o 5 persone, ci sono anche 8, 9 o 10 pensionati. E potrei citarne alcuni, per esempio lì in via Mario Greppi al numero 28, una famiglia composta di numero 8 persone, ha più 8 pensionanti, in due locali più serviti, voi vi rendete conto, cioè, i problemi di carattere c'è.
compare Aniere, anche noi che siamo riglietti. Un secondo, dottore. Fedele, ti sei potuto occupare della... No, avevo fatto un accenno alla Aniere, ma poi non ho... Ah. Tu mi hai detto che era... Pronto? Lei? Partiamo? Dai, andiamo. Dai ragazzi. Benvenuti questa sera. I fotografi, se per cortesia vogliono lasciare il tavolo dei relatori, ci fanno un favore, credo che con le macchine automatiche abbiano già preso un paio di migliaia di fotografie. Grazie. Sti fotografi vogliono fare gli americani, ma non è necessario. Grazie. Questa sera ci troviamo qui al Circolo della Stampa per presentare un libro importante per il Paese e soprattutto importante per Milano e la Lombardia. Il libro è il titolo del libro è Quando Benedetto divenne Bettino, edizioni Spirali, l'autore è Paolo Pilitteri, ex sindaco di Milano. Un uomo che non racconta Bettino per sentito dire, ma è un testimone di prima mano, come si dice. Questo libro esce a 8 anni dalla scomparsa di Bettino Craxi ad Hammamet. Il personaggio ha lasciato un segno rilevante nella vita del Paese, tant'è che la sua figura è tuttora controversa.
L'Italia è divisa ancora fra chi ritiene che Bettino Craxi sia un perseguitato politico e chi invece è convinto che sia stato fino all'ultimo un latitante in fuga. La sinistra, soprattutto in questi ultimi tempi, lo sta riconsiderando e riposizionando. Violante, ma potrebbe pentirsi di averlo detto, visto che cambia spesso opinione, ha definito Craxi un capro espiatorio. Fassino voleva sistemarlo nel Pantheon del PD, dove peraltro ci sono persone di ogni tendenza. Quindi comunque io qua in questa sede vorrei ricordare, oltre che la giovinezza attraverso le testimonianze dei molti relatori, oltre che la giovinezza e la formazione di Craxi, vorrei ricordare la sua milanesità. Da questo libro salta fuori appunto un uomo che era fortemente milanese lombardo e che ha portato in tutta la sua vita politica i connotati, che non saprei definire quali sono, ma che si avvertono, di un grande lombardo. Ed è per questo che invito a fornire la sua testimonianza e interpretazione di ciò che Pillitieri ha scritto il presidente della Regione Lombardia, Formigoni. Grazie dell'invito, ringrazio l'amico Pillitieri per avermi chiamato a dare questa breve testimonianza. Mi scuso subito con tutti voi perché dopo il mio intervento purtroppo dovrò lasciare la sala e quindi non potrò ascoltare gli altri, ma volentieri reco il mio piccolo contributo, innanzitutto per sottolineare un dato, per così dire, letterario. Pillitieri non viene meno alla sua capacità che gli conosciamo di ottimo scrittore, fra l'altro. Un libro ben scritto, appassionato, leggibilissimo, godibilissimo, nostalgico, capace di intrecciare l'esperienza personale di Paolo Pillitieri con quella del leader socialista. Quindi un omaggio alla figura, alla storia di Bettino Craxi, all'altezza di quello che Bettino Craxi meritava. Un libro, io credo di poter dire, anche se non sono uno storiografo, uno storico, interessante anche dal punto di vista storico, perché si sofferma soprattutto su quella parte della vita di Craxi, l'epoca precedente al 1976, che certamente è la meno conosciuta, la meno investigata per motivi evidenti dagli studiosi di cose politiche e storiche. Dicevo, ne viene fuori un ritratto di Bettino Craxi all'altezza della fama che gli conoscevamo. E qui la mia diventa così una sottolineatura degli aspetti che più mi hanno colpito, mi colpiscono, mi intrigano nella figura di questo uomo politico. La sua capacità di leadership, ad esempio, che Pillitieri descrive molto bene, capacità di leadership che si esprimeva nella convinzione di far crescere altri. Questo è il vero leader, quello che ama andare alla ricerca di altri che siano bravi, che sappiano eventualmente mettere anche in difficoltà te, perché il vero leader non è chi si circonda di persone più basse di lui per poter primeggiare. La capacità di crearsi, di avvicinare giovani e meno giovani, la sua passione nel convincerli, nel farli partecipare non soltanto e non tanto alle attività di un gruppo ristretto, ma di farli crescere attraverso lo strumento della politica, lo strumento del partito, per convincerli ad assumersi una responsabilità personale nel campo della politica. E queste sue doti di leader che vanno insieme, questo suo carisma personale che va insieme all'idea della squadra, all'idea del gruppo, appunto. Già più giovane dei 30 anni, Craxi fa una squadra che noi milanesi, noi lombardi conosciamo molto bene, quella dei suoi tanti, numerosi e qualificati amici che lo hanno accompagnato nella sua avventura politica. Una squadra dentro la quale c'era un capo che guidava, ma che non offuscava la personalità degli altri, che sapeva invece
stimolare e valorizzare il contributo di ciascuno come ogni vero capo sa fare. Ancora voglio sottolineare la laicità di Bettino Craxi, che non è mai diventata anticlericalismo. Bettino Craxi era certamente un laico, ma credo si possa dire anche a suo modo un cristiano, nel senso crociano del termine. Chiedeva l'autonomia religiosa della sfera religiosa e la libertà politica, e credeva che l'una e l'altra potessero andare insieme. Probabilmente in quegli anni anteriori al 76 mai avrebbe pensato di poter essere lui a firmare il nuovo concordato, ma la traiettoria politica che l'ha portato a firmare il nuovo concordato non è una traiettoria sorprendente, è l'evoluzione di una riflessione, di un'azione politica coerente e importante. Poi ancora voglio sottolineare, sarebbero tantissimi evidentemente gli aspetti, e sono tantissimi gli aspetti non solo del libro ma ancor più della personalità di Craxi, la sua attenzione alla politica internazionale, che oggi si è molto persa. Bettino Craxi appartiene ad un'epoca storica in cui, giustamente a mio modo di vedere, si concepiva e si coltivava il primato della politica internazionale, e si capiva, come aveva detto un paio di decenni prima Alcide De Gasperi, che le scelte importanti che un governo deve fare, soprattutto un governo italiano, sono innanzitutto quelle di politica internazionale. Certo, in un'epoca storica diversa, un po' più confusa e difficile di quella di oggi. Forse oggi qualcosa è cambiato, ma non il primato della politica internazionale, che invece oggi viene per troppi aspetti, a mio modo di vedere, dimenticato, obnubilato. E quindi la scelta chiaramente occidentale che Craxi fece fare al Partito Socialista, occidentale ma non subalterna, l'amicizia limpida per Israele, che non gli impedisce di appassionarsi e di commuoversi per la causa dei palestinesi, l'avversione al comunismo nelle sue varie espressioni dittatoriali, e insieme la capacità anche qui di appassionarsi per le lotte di liberazione dei popoli, quando non fossero segnate dall'ipoteca dell'ideologia comunista, ma quando erano percorse da un'ansia vera di libertà per tutti i popoli di tutti i continenti del mondo. E poi evidentemente i temi del riformismo, mi piace sottolineare la passione, alcune pagine, per l'istituzione delle regioni, per il pluralismo municipale e regionale dentro un'Italia che deve confermare evidentemente la sua unità, la passione per Milano, la passione per questa grande, straordinaria nostra città e per le sue correnti culturali, quella socialista riformista evidentemente, quella di un partito comunista che a Milano è stato diverso, almeno in alcuni aspetti, da partito comunista di altre zone italiane, quella di un cattolicesimo tipicamente ambrosiano, capace di impegnarsi nel sociale, di non rinchiudersi in un ghetto, ma di confrontarsi e di stimolarsi reciprocamente con le altre culture, poi la cultura liberale, evidentemente la cultura laica, questa sua capacità di parlare, di incontrarsi con altri, che è avvenuta, e voglio chiudere su questo aspetto, anche con me personalmente, con il mondo che io rappresentavo e rappresento, un incontro fecondo, importante, significativo, per cui ancora, a distanza di anni, mi sento di dire grazie Bettino Craxi per quello che hai fatto. Ringrazio il presidente Formigoni, che dimostra una circostanza non sempre consueta, cioè di aver letto il libro che commentava, perché ci sono dei passaggi che sono conosciuti solo chi si è soffermato e quindi si è preparato a questo appuntamento. Roberto Formigoni in particolare ha detto, e sono molto legato a questa affermazione, che leader è colui che riesce a far crescere gli altri.
Leader è colui che riesce a galvanizzare attorno a sé una squadra di cui non è prigioniero ma di cui è lo stimolatore. Nel libro di Pillitteri le pagine che a me sono piaciute di più sono proprio queste della formazione della squadra e della scelta e la formazione dei collaboratori. Credo che in questo Craxi sia stato avanti e vorrei rivolgere in particolare questa domanda a Giuliano Ferrara, che ormai è diventato il teorico del partito gassoso, del partito liquido, il partito che si libera delle sezioni e della struttura dei capi bastone all'interno di questi e si avvia ad essere una sorta di partito americano, un partito elettorale. E vedo che alle sue proposte spesso dicono: ma allora se vengono meno le sezioni, dove si forma l'elite politica? Ecco, Craxi 30 anni fa spiegò e dimostrò che le elite politiche non si formano nelle polverose segreterie, ma si formano negli enti locali. La sua squadra l'ha mandata nei piccoli comuni della corona milanese a farsi le ossa amministrando i problemi della gente. Credo che questo sia una risposta a coloro che si oppongono all'idea di questo partito non più ottocentesco ma nuovo. È un po' la domanda che voglio porre a Giuliano. Grazie. Il Craxi, buonasera, grazie a tutti, grazie a Magnaschi per la domanda. Il Craxi che ho conosciuto non è il Craxi del libro di Paolo Pillitteri, non è il Craxi milanese, non è il Craxi di partito, non è il Craxi che ha forgiato le sue capacità politiche negli enti locali, nel governo, nell'amministrazione della città. Il Craxi più conosciuto è l'uomo di Stato, che tutti sappiamo, l'uomo che si è fondato su quella premessa e su quella scuola. È il socialista internazionalista, che ha ricordato prima il presidente Formigoni. Insomma, è il Craxi della grande, della straordinaria parabola che tutti conosciamo. Però ho avuto un incontro con Craxi a Milano, che ricordo sempre con amore, nel famigerato studio di Piazza Duomo, che per me era un luogo di lavoro e di lotta politica, dove un grande uomo politico si procacciava le risorse per fare politica, per costruire un disegno politico, dove riuniva generosamente i suoi interlocutori, gli impartiva delle lezioni di politica, che era la passione esclusiva di Bettino Craxi, oltre che Stefania e la sua famiglia naturalmente, e la vita, perché era un personaggio di grandissima e poliedrica vitalità. Ebbi, dopo la fine dell'avventura di questo giornalino che si chiamava Reporter nel 1985, un incontro con Craxi e con Berlusconi, un Berlusconi molto giovane, molto pimpante, nello studio di Piazza Duomo. C'era con me anche un guru della sinistra dura e pura, moraleggiante, che si chiama Enrico De Aglio, già direttore del settimanale Diario. Uno degli oggetti dell'incontro era chiudere i conti di questo giornale che era fallito. E Berlusconi e Craxi, d'accordo, con amore, chiusero con molta civiltà, in modo trasparente, cosa che non succede spesso e che non era successa spesso prima, i conti di questo giornale, che aveva avuto un suo ruolo, una sua fisionomia, eccetera. Mi dispiace che poi nel corso degli anni De Aglio abbia deciso di dimenticare quell'incontro, di dimenticare quella generosità, di dimenticare il significato politico di apertura e di grande disponibilità politica che aveva avuto quel Craxi in quell'ufficio, che a me resterà sempre caro, ripeto, come un luogo di lavoro dove si progettava con immaginazione, con fantasia e con sensibilità una politica per questo paese. Quindi questo è l'unico pezzettino forse di Craxi milanese che ho conosciuto, ma mi è caro ricordarlo qui per l'evidente significato morale che ha questo ricordo. Per il resto il libro è molto bello, è un libro in cui si nota
si vede, si, come dire, si, si palpa simpaticamente, ricostruita, raccontata con intelligenza, con sensibilità, con una vicinanza affettiva che è anche una vicinanza intellettuale di chi è stato compagno e insieme allievo e compagno di lotta di Craxi, proprio quella scuola di idee, di esperienze, anche le più dure, anche le più complesse, anche le più opache ovviamente, della nascita di un grande disegno politico. Ed è un libro lezione anche questo sull'umanità della politica, il fare squadra, il costruire una classe dirigente, l'imparare dalle lezioni, dalle sconfitte, il saper stare in minoranza, il saper anticipare idee che soltanto domani avranno un futuro credibile, realistico, che potranno soltanto domani diventare le idee di tutti, ma oggi sono le idee di una piccola minoranza. Quel meccanismo complesso di lealtà, ma non di fedeltà canina, supina, di lealtà virtuosa verso le leadership che hanno conquistato nel corso degli anni una loro nobiltà, il suo rapporto con Pietro Nenni. Insomma, ci sono in questo libro veramente dispiegate, pagina dopo pagina, tutte le cose più belle dell'educazione sentimentale collettiva di una generazione di socialisti che hanno onorato l'Italia, che hanno fatto grande l'Italia e che hanno dato all'Italia per un momento la possibilità di riscattarsi nell'apertura mentale, nell'idea di un socialismo liberale, democratico, aperto, che facesse e chiudesse i conti con tradizioni politiche ossificate, cristallizzate, pietrificate. Hanno dato all'Italia la possibilità di diventare davvero, come era nei sogni del primo centrosinistra, no? Vi ricordate il titolo dell'Avanti, da oggi ognuno è più libero, un paese più libero. Per questo il libro è, nell'ambito del complesso delle attività che riguardano la memoria di quel Benedetto che diventò Bettino, è un pezzo importante come gli archivi della Fondazione su cui lavora la figlia Stefania, è un pezzo importante come la memoria orale e scritta di tanti che hanno deciso e voluto raccontare con sincerità Bettino Craxi. Io penso sinceramente, davvero, che il rapporto, per rispondere più puntualmente alla domanda che mi ha fatto Magnaschi, che il rapporto di Craxi con il suo partito, la tradizione politica che questo partito esprimeva e rappresentava, fu un rapporto vivo. Craxi non subì i difetti antichi di un socialismo che si era coperto di gloria umanitaria, di gloria riformista, non solo da Turati in avanti, ma anche da prima. Non subì i difetti di quel partito che piano piano erano maturati nel corso della storia del dopoguerra, e cioè una certa tendenza alla subalternità, vuoi verso la Democrazia Cristiana, il gigante governativo, il partito Stato, il partito economia, finanza, industria, banche, e dall'altra parte la subalternità al partito egemone della cultura italiana, partito nel quale io avevo militato fino a pochi anni prima di quell'incontro di cui ho ricordato, fino a pochi anni prima, che sono gli anni della mia rottura con quel partito, il partito comunista, il partito degli intellettuali, il partito della cultura, il partito che dettava legge in questo campo, in questa materia, in una divisione dei ruoli che costituì il famoso bipolarismo imperfetto. Craxi ebbe un rapporto vitale con il suo partito, con il Partito Socialista, perché lo stimolò sempre, Paolo queste cose le ricorderà, diciamo, ovviamente, e le ricorda nel libro sulla sua pelle, sono la storia viva del gruppo dirigente milanese quando conquistò il Partito Socialista sul piano nazionale, lo stimolò e lo esortò sempre all'autonomia, all'indipendenza culturale, psicologica, politica, civile, di analisi storica, di visione strategica delle cose in Italia, in Europa, nel mondo, e anche a una forma di autonomia e di soggettività spirituale. Craxi credeva nella modernizzazione, pur essendo un leader antico, un leader che amava la raccolta dei cimeli garibaldini, un leader che era cultore della storia patria,
un leader che aveva una visione in fondo molto tradizionale della famiglia, un leader che aveva gusti in certe cose addirittura ottocenteschi, che era legato alle memorie di una Milano antica, però era moderno nell'ispirazione politica e voleva che il Partito Socialista fosse questo, non il Partito Socialista della demagogia, di quella grande a suo modo e per certi aspetti anche straordinaria vitalità della piccola borghesia meridionale. No, voleva che fosse il partito guida, il partito pilota della modernizzazione italiana, e si incontrò con le forze che glielo consentivano e lo trasformò e lo cambiò, non senza errori, non senza difetti, ma chi può avanzare la pretesa di avere avuto una vita priva di errori e priva di difetti? Chi può avanzare la pretesa così poco laica e così poco evangelica di essere in grado di scagliare in qualunque momento una prima pietra? Nessuno può farlo, certo non i critici di Bettino Craxi, i denigratori di Bettino Craxi, coloro che lo hanno consegnato, diciamo, a un'immagine postuma che consuma, diciamo, la piccola fiammella dell'odio nei loro cuori. Noi che abbiamo amato Craxi, che lo abbiamo considerato in tutta la sua statura, amiamo adesso ricordarlo anche attraverso questi pezzi di vita. Ghirelli mi rivelò per la prima volta un particolare, un dettaglio, la sconfitta nel 48 del padre Vittorio, ingannato, diciamo, o comunque bypassato nelle liste del Fronte Popolare dai comunisti. E c'è questa discussione tra di voi, alla quale appunto io ho sempre assistito come compagno di strada dell'avventura politica di Bettino, questa discussione se quella fosse stata o no la molla che poi lo ha portato ad essere vitalmente autonomista e anche un bel tipo di anticomunista quando era necessario, nel senso nobile che ha la parola anticomunismo, nel senso non banale di una forma, diciamo, di sudditanza psicologica al comunismo, ma nel senso nobile, emancipatorio, liberatorio. Questa sua passione per gli ex comunisti, per l'exeità, per coloro che c'erano passati, che erano vaccinati, che avevano capito, che avevano imparato la lezione, era in fondo il sintomo, il senso di un anticomunismo anche lì vivace, moderno, che stava dentro la storia, che lavorava per prospettive di unità della sinistra attraverso la competizione, collaborazione con la Democrazia Cristiana. Insomma, per me è stata una grandissima lezione di vita, di simpatia, di umanità personale, anche quando Craxi era brusco, anche quando Craxi non ti stava a sentire, anche quando pensava che, come spesso succede ai leader politici, i consigli degli intellettuali sono inutili, e spesso hanno ragione, diciamoci la verità. Non bisogna montarsi la testa e pensare di poter riscrivere la storia ad uso dei consigli che si sono dati e che non sono stati ascoltati. Ma ecco, la sua straordinaria virtù fu questa, la combattività, la tenacia, e quando si trattò di decidere chi si è, se uomini o caporali, se persone integre o personcine vili, quando Craxi diventò il simbolo del male, quando non si poteva più girare sui treni, sugli aerei, per le strade, se si era identificati con Craxi, con il socialismo milanese, con la Milano socialista, beh, lì naturalmente insomma, la decisione era, come dire, inevitabile. Io sempre molto e ammirerò sempre, fino alla fine dei miei giorni, ammirato Berlusconi quando... Con l'aria di uno che è stato intercettato all'angolo, all'uscita dal Rafael, con l'aria di un passante, dice: certo, sono venuto a dare la mia solidarietà a un vecchio amico al quale mi legano tante battaglie e al quale mi lega un sentimento forte di legame. E questa è una cosa che a Silvio Berlusconi nessuno toglierà mai, e che nessuno toglierà mai a tutti coloro che hanno confermato, ripeto, non una fedeltà canina, ma un senso di amicizia nei termini più alti e più nobili che la parola amicizia ha. Stefania lo sa, credo di averglielo detto una volta. Una delle cose più emozionanti per me, che non ero mai andato, nonostante inviti, mio fratello e sua moglie, mia cognata Adriana Asti, erano amici di famiglia, andavano spesso ad Hammamet. A me non era mai capitato di andare lì negli anni
della gloria, del prestigio, dell'influenza politica massima di Bettino. Negli anni della latitanza cosiddetta, non ho nessuna paura io delle parole. Ovviamente per me è un esilio, perché Craxi è stato un re in questo paese. Ma diciamo pure negli anni della sua latitanza, non c'è nessun problema, non siamo dei perbenisti, non siamo dei micragnosi della morale. Latitanza o esilio, in quegli anni lì sentii il bisogno di andare a trovarlo e lo vidi nella versione emozionale, febbrile, colpito già da uno stadio abbastanza avanzato della sua malattia, dell'uomo braccato, del rivoltoso, dell'uomo che non accettava un destino in cui ci fosse la parola fine per la sua libertà, perché come ha scritto sulla sua tomba, e sono andato a visitare anche quella, la mia libertà equivale alla mia vita. E mi fece impressione perché aveva mantenuto intatta, nonostante la fragilità delle condizioni in cui allora viveva, proprio quella straordinaria memoria di tutte le lezioni che aveva imparato nel corso di tutta la sua vita, la memoria di Milano, la memoria degli inizi, la memoria delle origini, e nel corso di pranzi e cene con Anna e con altri ci diede uno sfoggio straordinario di questa sua incredibile memoria, oltre a giudizi sulla politica, alcuni giusti, altri mi sembravano meno condivisibili, e a questo sforzo di comunicazione continua al quale naturalmente mi sentii obbligato a fare cassa di risonanza quando era possibile. Poi scrissi due righe al ritorno su questo incontro, che allora era una cosa un po' carbonara, insomma, che si doveva dire e non dire. Era ancora un periodo in cui venivano verbalizzati gli incontri, naturalmente le telefonate con Craxi, eccetera. Quando poi è morto ho provato una grande emozione, perché nelle cronache ho letto che sul comodino aveva il foglio, e ho pensato il foglio, insomma il quotidiano che da qualche anno avevo fondato proprio qui a Milano, e ho pensato che era una delle ragioni principali per cui potevo essere contento di avere fatto quel giornale, se aveva dato un po' di consolazione e un po' di gioia al mio amico Bettino. Grazie. Grazie, grazie a Giuliano Ferrara per questa testimonianza. Vorrei sottoporre adesso ad un'economia.